Amici di Android Blog, oggi sotto la nostra telecamera vediamo il Nexus 4. Nexus 4 che non è qui per affrontare una recensione, ma bensì recensiremo un sistema operativo che abbiamo installato su appunto il Nexus 4, che è Selfish OS. Selfish OS, che è il sistema operativo che troviamo all'interno di Jolla, che è il primo smartphone appunto della casa produttrice Jolla, che ha creato questo sistema operativo. Il sistema operativo che è possibile installare è ovviamente gratuitamente, si basa ovviamente su Linux, e per installarlo bisogna prima installare l'immagine di Android della 4.2.2 per appunto Nexus 4. Dopo, successivamente, aver sbloccato bootloader, messo il root e la recovery, bisogna installare la Cyanogen 10.1.3 e successivamente installare come una normale ROM il sistema operativo Selfish. Sistema operativo Selfish che arriverà anche su altri Nexus, e quindi iniziamo la nostra recensione. Accendiamo il dispositivo, questa qui è la schermata di sblocco molto semplice, minimale. Infatti tutto il sistema operativo è abbastanza minimale, si basa su swipe, effetti, trasparenze, eccetera, quindi è tutto abbastanza minimale e leggero. Effettuando uno swipe verso il basso, da qui possiamo entrare nel menu, nel submenu della schermata di sblocco, dove sono presenti alcune impostazioni rapide. Quindi impostazioni, prendere le impostazioni, fotocamera, prima fotocamera, telefono o silenzia per silenziare il dispositivo. Qui abbiamo il contatore delle notifiche, notifiche che è possibile aprire facendo uno swipe verso il basso. Come vedete, qui abbiamo le nostre notifiche, noi abbiamo collegato il nostro dispositivo con Facebook, infatti vedete qui l'integrazione per scrivere qualcosa su Facebook. Torniamo alla nostra schermata di sblocco che quindi possibile disattivare effettuando uno swipe verso l'alto. Nel frattempo, durante la transizione, possiamo vedere la batteria, che in questo momento è il 26%, e quando verremo mettere sotto carica spunterà appunto un cavetto accanto alla batteria. Dopo, ovviamente, qui il segnale della SIM, quindi è il 3G per vedere se è attivato. In questo momento noi abbiamo aperto un'applicazione in background, applicazione che è la mail, che vedremo successivamente. Sono presenti quattro tasti qui sotto, questi qua sono appunto le applicazioni rapide. Questa scritta che è presente, scritta che romperà soltanto le scatole, visto che non serve a niente, ma ci avvisa che il sistema operativo è destinato al solo uso developer. Ok. Abbiamo alzato il volume per sbaglio, vi facciamo vedere qui l'animazione del volume, come potete vedere, molto raffinata. Effettuando uno swipe verso il basso andremo nel app drawer, che è veramente molto limitato, soltanto presente queste applicazioni. Non è possibile installare applicazioni di terze parti, ad esempio tramite APK, oppure non è presente neanche il market, visto che appunto è un sistema operativo, diciamo, alfa. Allora, vi facciamo vedere subito come funziona tramite il tutorial. Il tutorial, come possiamo vedere, ci dice di continuare, quindi effettuando uno swipe da destra verso sinistra. Possiamo, come dice qui, minimizzare le applicazioni. In pratica, effettuando uno swipe da sinistra verso destra, ad esempio in questo modo, lui andrà a inserire l'applicazione nel multitasking. Noi possiamo toccare per continuare, trascinando lentamente verso il basso senza appunto staccare il dito, come ci chiede qui. Andremo ad aprire il submenu, che qui sono presenti queste voci. Ad esempio, noi selezioniamo questa per andare avanti, visto che noi sappiamo come funziona, che l'abbiamo già superato questo tutorial. Qui quindi possiamo, ad esempio, aprire, come dice lui, la schermata eventi, che si tratta appunto della schermata notifiche, come abbiamo visto prima. È disponibile anche qui un submenu, possiamo ad esempio aggiornare, cancellare notifiche, mostrare i dettagli dello stato, quindi possiamo ad esempio scegliere il nostro stato. Torniamo nella schermata home, nella schermata del tutorial, quindi sempre effettuando lo swipe verso il basso verso l'alto. E quindi, per chiudere le applicazioni, come ci dice qua, sopra il bordo dall'alto verso il basso, così chiuderemo un'applicazione. Mentre se vogliamo soltanto metterla in background, basta effettuare un piccolo swipe da sinistra verso destra.
Allora, vi faccio vedere qualche applicazione. Allora, qui abbiamo l'applicazione telefono, possiamo chiamare un contatto oppure inserire un numero di telefono tramite il tastierino telefonico. Tastierino telefonico che presenta i classici toni che troviamo in tutti appunto i sistemi operativi. Mettiamo l'applicazione in background, messaggistica. Messaggi che sono stati sincronizzati in questo caso con Facebook. Apriamo una conversazione a caso. Ad esempio andiamo a digitare, questa qui è la tastiera. Tastiera che, come vedete, sempre sfrutta la trasparenza. Possiamo ad esempio scegliere numeri o i vari segni. Possiamo mettere maiuscolo le lettere. Scriviamo qualche lettera. Ciao. Non è presente il correttore. Ciao Andrea. Tenendo premuto possiamo invece attivare le varie lettere accentate. E qui avete visto la tastiera è anche abbastanza reattiva. Adesso io premo qualche tasto a caso, però come potete vedere è veramente molto reattiva per essere appunto una beta. Torniamo indietro, vi facciamo vedere adesso il browser. Browser, andiamo direttamente sul nostro sito. Ops, torniamo indietro. Abbiamo 5 pagine aperte, andiamo a chiuderne qualcuna. Potrebbe risultare un po' confusionario, non neghiamo, però si ci fa l'abitudine. Andiamo sul nostro sito Android blog.it. Ok, stiamo caricando. Adesso non è il browser rende molto performante, la nostra connessione in questo momento è un po' lenta. Ok, sta caricando. Nel frattempo è possibile effettuare sempre swipe verso l'alto per scorrere la pagina. Fin quando il caricamento sarà attivo, troveremo sempre questa sfumatura. Appena finirà, scomparirà. Ok, vedete il caricamento. Stato completato, no, non è fluidissimo, è presente qualche lag anche nel pinch to zoom, però per essere una beta non ci possiamo assolutamente lamentare. È possibile sempre qui effettuare uno swipe per il submenu e possiamo anche aggiungere qualche scheda o aggiungere tra i preferiti. Torniamo indietro e vi facciamo adesso vedere come si comporta la fotocamera. Fotocamera che purtroppo non funziona, quindi non possiamo darvi un po' come funziona l'autofocus, però sono disponibili tutte le impostazioni. Noi scegliendo qui, premendo qui, possiamo passare tra fotocamera e videocamera con un solo tocco. Come potete vedere, tutte le impostazioni sono state aperte. Possiamo scegliere il flash, oppure la modalità scena, la messa a fuoco, sensibilità alla luce, la griglia, il ritardo o cambiare tra fotocamera principale. O secondaria, diciamo è abbastanza complete, sono abbastanza complete le impostazioni. Qui possiamo scegliere l'esposizione. Torniamo indietro e adesso, come potete vedere, l'impaginazione del multitasking è cambiata, visto che le applicazioni rendono sempre molto di più. Qui, come potete vedere, le icone sono diventate più piccole. Ad esempio, è possibile, come possiamo far vedere da qui, possiamo usare, diciamo, delle azioni rapide. Noi, ad esempio, effettuando uno swipe da sinistra verso destra nell'applicazione chiamata, possiamo decidere di andare direttamente al tastierino o alla rubrica. Per chiudere un'applicazione, basta tenere premuto, qui sono presenti gli X, oppure effettuando uno swipe dall'alto verso il basso, possiamo chiudere tutto. Poi presente l'applicazione, ovviamente, contatti per andare tra tutti i nostri contatti che al momento sono assenti. Comunque, è possibile scegliere tramite alfabeto. Galleria che è molto interessante, sono presenti delle foto di test. Andiamo a prenderne qualcuna. Come potete vedere, effettuando uno swipe possiamo andare avanti e indietro. È possibile effettuare il pinch to zoom. Torniamo indietro. Abbastanza veloce e torniamo indietro alla galleria.
Qui sono presenti le atmosfere. Atmosfere in pratica sono, diciamo, come dei temi. Cioè, noi andando a modificare l'atmosfera, cambieremo, diciamo, tutti i colori del sistema operativo. Ad esempio, noi andiamo a prendere il verde. Sì, va bene, il verde. Ok, noi andiamo a impostare l'atmosfera. Imposto atmosfera. E come vedete, oltre ad essere cambiato lo sfondo, tutti i colori del sistema operativo saranno molto più chiari. Torniamo indietro e come dovete vedere tutto è cambiato. Continuiamo la nostra recensione. Qui sono presenti le impostazioni, impostazioni che vi facciamo vedere in maniera approfondita. Sono presenti qui dei short tag che ci permettono di attivare velocemente questo tipo di connessione, la barra per la luminosità, sistema, sono divise quindi in tre categorie, sistema, applicazioni, account. Andiamo in sistema, possiamo sempre aumentare la luminosità del display e modificare i suoni. Qui modalità aeroplano, wifi, condivisione internet, rete mobile e così via. GPS, sincronizza Bluetooth, backup, possiamo quindi fare un backup delle applicazioni, codice dispositivo e codice PIN. Qui abbiamo l'opzione per abilitare le applicazioni di terze parti, quindi per installare da market alternativi. Qui dice di accettare, ad esempio noi per accettare, poi se facciamo uno swipe da destra verso sinistra abbiamo attivato l'impostazione lingua, sono presenti tutte le lingue più importanti. Immissione testo per modificare la lingua della tastiera, data e ora, input dispositivo, batteria, ripristina e così via. Applicazioni, quindi qui possiamo modificare le impostazioni delle applicazioni, ad esempio qui la risoluzione della foto, dei messaggi, del telefono e così via, quindi abbiamo tutte le statistiche. E account per aggiungere vari account. Noi in questo caso abbiamo aggiunto Facebook, Google, ma possiamo aggiungere altri account come ad esempio Jolla, Twitter e così via. Allora, è presente anche l'applicazione multimedia e orologio. Andiamo qui, ops, orologio, è possibile impostare una nuova sveglia, timer o cronometro. Ad esempio andiamo ad aggiungere un timer tramite questa animazione che ritroveremo in quasi tutte le applicazioni relative all'orologio. Qui abbiamo il calendario, vediamo se troviamo che si sincronizza come potete vedere con Facebook. Documenti, note e così via. Mail, facciamo vedere l'applicazione mail. Applicazione mail, qui ne troviamo qualcuno. YouTube, presente Pinch to Zoom. Come potete vedere, viene tutto impaginato abbastanza bene. Allora, abbiamo, diciamo, finito di farvi vedere tutte, diciamo, le cose principali di Jolla. Jolla, che è un sistema operativo che secondo me ha del potenziale. Veramente graficamente secondo me batte tutti, ha una grafica molto pulita, leggera e l'idea degli swipe è abbastanza buona, è molto veloce, se ci fa l'abitudine. Inizialmente anch'io avevo difficoltà, ma nel giro di 1 ora, 2 ore ho imparato benissimo tutti i comandi e non ho avuto nessun problema di sorta. È possibile installare applicazioni via pickup, quindi diciamo questo qui è un punto a favore. Per questo sistema operativo che ripetiamo arriverà anche su altri terminali, o se volete provarlo al completo potete acquistare il device che appunto è Jolla. Se avete qualunque domanda potete farcela nei commenti, noi vi risponderemo come al solito. Trovate altre informazioni nella recensione scritta che vi linkeremo. Mettete mi piace, soprattutto iscrivetevi al canale, condividete. Per questo video è tutto, un saluto da Vincenzo per Android Blog.